La cosa che però mi stupisce nei commenti di oggi, ve la dico subito, è un piccolo dettaglio. Il piccolo dettaglio è intanto perché cosa protestavano questi signori dell'ATM e non viene molto spiegato. E la seconda cosa, che com'è la procedura in Italia, in questo paese che mi viene da barzelletta? La procedura è il giorno in cui c'è più traffico a Milano, in cui Milano è al centro del mondo, facciamo sciopero e vabbè, e quindi diamo maggiore visibilità alla nostra protesta. Su che cos'è la protesta? Non su una cosa che sta avvenendo oggi, su una cosa che potrebbe avvenire nel futuro, quindi una protesta preventiva, non è una protesta su qualche cosa che è avvenuto. E fino a qua siamo, diciamo, nella normale patologia di una malattia terminale che si chiama sindacalismo. La cosa incredibile è che dopo che hanno fatto questo sciopero vengono convocati di fretta e furia a Palazzo Marino, cioè vengono convocati nel palazzo del governo cittadino e fanno l'accordo, cioè la politica fa l'accordo con i sindacati, porca puttana! Allora sapete che c'è di nuovo? Io ti do un cazzotto in faccia, io ti do un cazzo di cazzotto in faccia e poi facciamo l'accordo. Questo è il criterio, questa è la logica perfetta di un paese democratico. Allora che cosa facciamo? Facciamo uno sciopero, paralizziamo una città, il sindaco si cala le brache, convoca i sindacati che hanno fatto un casino pazzesco, hanno distrutto l'immagine in quella giornata di una città in tutto il mondo, dice: scusate sindacati, come facciamo a fare un accordo perché così questo non avvenga più? Ovviamente fino all'anno prossimo, che ci sarà un altro motivo per il quale i sindacati faranno lo sciopero. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Io penso che in questo paese qualcuno che prenda a calci, lo sto dicendo spesso, nel sedere chi si comporta in questa maniera è fondamentale, che prenda a calci nel sedere i genitori che permettono ai loro figli di fermare un'auto della polizia che sta facendo il suo lavoro nel Salendo, prendere a calci nel sedere non i figli, i genitori. Prendere a calci nel sedere un'amministrazione che va a parlare con i sindacati nel giorno stesso in cui i sindacati hanno paralizzato una città. Mi sembra normale, ma a me non mi sembra normale. Quei sindacati hanno fatto uno sciopero allucinante e voi gli andate a fare l'accordo. L'ultima cosa che vi voglio dire, sapete perché cos'è questo accordo? Perché questo è l'altro paradosso di questo paese, è per rispettare una normativa europea, cioè. Le norme europee prevedono che tutte le funzioni di trasporto cittadino debbano essere messe in appalto per generare maggiore concorrenza e allora in questo paese che dice Europa, Europa, Europa e chi non dice Europa, Europa è un qualunquista, è un leghista, è un fascista, è un forza nuova, è un sovranista, come va di moda oggi dire, allora Europa, Europa, Europa e poi dopo quando devi applicare una normativa europea i sindacati scioperano e tu dici no che schifo questa Europa, ma figurati se applichiamo una normativa europea. Questo è il principio, va bene? Questo è il principio, benissimo. Altra questione della giornata, altra questione di giornata sull'ATM è un signor nessuno diventa presidente degli affari costituzionali. Il signor nessuno, poveraccio, non perché abbia fatto nulla di male, ma perché nessuno lo conosce. Tra l'altro è uno parlamentare dell'AP. Ragazzi, io voglio sapere, alzate la mano voi a casa, in questo momento alzate la mano a casa e mi dite che cos'è AP. Me lo dovete dire! Io voglio sapere, mi seguono 100.000 persone su questo, 140.000 persone su Facebook, 140.000 persone, io voglio sapere di queste chissà che cos'è AP. I giornali italiani tutti dicono presidente di AP e quindi devi spiegare chi è AP e poi devi spiegare perché è diventato presidente. Poi scopri che questo presidente di AP della Commissione Affari Costituzionali, che è stato eletto ieri contro il volere di Renzi e contro il volere del PD e con i voti di Bersani, questo signore era già presidente reggente di quella Commissione Affari Costituzionali perché la Presidente era la Finocchiaro che è diventata ministra. Insomma, non vi siete persi, non vi siete suicidati. Il punto fondamentale è che questo paese sta presso ad AP, a due voti di Bersani che vota contro Renzi, che si fa le ripicchette. Allora, a Schifani che fa l'accordo con i grillini, questa è Repubblica. Legge elettorale, trema il governo, questa è l'apertura di Repubblica. Quindi i nostri giornali si occupano della legge elettorale che fa tremare il governo, si occupa di Schifani che farebbe l'accordo con i grillini, si occupa del signor Nessuno AP si deve dimettere o non si deve dimettere. Oggi chiamano Villari in un'intervista al Messaggero che era quello che diventò presidente della commissione di vigilanza Rai, anche lui per caso. Beh, insomma, il tema fondamentale è Milano viene paralizzata, i giornali non se ne occupano tranne pochi, ma ci occupiamo del signor Nessuno che diventa presidente degli affari costituzionali perché è la commissione dove si dovrebbe discutere una legge elettorale in cui dal 4 dicembre voi avete sentito qualcosa di questa legge elettorale? Ma io niente, non mi sembra di aver sentito nulla se non la nomina di un signore sconosciuto alla guida della presidenza della Corte Costituzionale, della Commissione Costituzionale dopo 3 mesi. Mandate a quel paese. Ultima cosa, Casaleggio. Ah, beh, io Casaleggio lo adoro. Cioè,
Casaleggio l'adoro perché, vedete, Casaleggio io non ho capito perché fa il leader di un partito politico insieme a Grillo. Ah, non è un leader di un partito politico? Vabbè, e che cos'è Casaleggio? Perché viene intervistato dalla Gruber? Per quale motivo organizza una manifestazione, invita i giornalisti italiani a discutere del futuro? Per quale motivo? E chi è Casaleggio? Il figlio di uno che si chiamava Casaleggio. Il merito di Casaleggio è essere figlio di uno che si chiama Casaleggio. Casaleggio Junior è l'erede della società del padre che fa le piattaforme per come si chiama? Un gruppo politico, tutto regolare, figuratevi voi, Casaleggio sarà anche molto lucido e intelligente, non lo metto in dubbio. La cosa che mi diverte è Italia Oggi che fa la lista, non di proscrizione, banale, di tutti quelli che stanno iniziando un po' a leccare i piedi al Movimento 5 Stelle, giornalisti, intellettuali, leggetevela, è sempre da ridere. E poi bello il pezzo sulla stampa in cui si parla del frutto dell'attività di Casaleggio e associati, e cioè la piattaforma Rousseau. Sapete che cos'è la piattaforma Rousseau? È una roba che non funziona, questo dice la stampa, perché avrebbero dovuto i cittadini proporre delle leggi e quelle leggi dovevano essere state recepite dagli eletti del Movimento 5 Stelle, in questa specie di follia della democrazia diretta. Ma l'idea era questa. Beh, quante leggi sono state proposte? L'1,7% delle proposte dei cittadini. Cioè i cittadini hanno usato la piattaforma Rousseau, ma neanche tanto, e soprattutto gli eletti se ne sono fottuti, come normale che sia, delle proposte dei cittadini Rousseau. Movimento 5 Stelle, uno vale uno, tutti uguali. Bene, mi diverte molto questa cosa di Casaleggio e Associati. E